Siamo qui al pronto soccorso, è l'una del 25 luglio 2011. Siamo con la persona che è stata ferita durante gli scontri di questa sera. Rileviamo da lui una testimonianza, sperando, chiedendogli scusa già in anticipo se gli facciamo fare la fatica di dichiarare davanti alla nostra telecamera, però insomma. Riteniamo importante riuscire a far circolare questa informazione il più in fretta possibile. Prego, puoi dire quello che ritieni. Allora, oggi pomeriggio eravamo al campeggio, tra l'altro era una giornata quasi di festa, c'erano anche gli alpini in congedo, c'erano famiglie con i bambini. Noi eravamo al campeggio, dovevamo preparare una serata con un filmato con la proiezione di un film riguardante l'omicidio di Falcone e Borsellino e per commemorare quindi le vittime della mafia, compresi gli agenti della scorta e tutti quegli agenti di polizia e carabinieri uccisi per mano della mafia. Quindi quello era il nostro intento. Quando all'improvviso abbiamo visto le scie dei lacrimogeni che arrivavano sia al campeggio e sia verso il sentiero che va sulla montagna, allora ho preso la macchina fotografica e volevo documentare quanto stava accadendo. E anche per capire se c'è qualcuno che aveva bisogno. Sono corso quindi dal campeggio sul ponte, lì mi sono fermato e c'era l'ennesima scena di guerra. E praticamente lacrimogeni ovunque, lanci di acqua urticante con gli idranti contro la gente. Quando si vede che qualcuno mi ha visto con la macchina fotografica e gli deve aver dato fastidio, sicuramente, e mi hanno sparato. Praticamente non l'ho neanche visto arrivare. Un gran colpo, non ho più capito niente, mi sono trovato per terra. E davanti a me questo lacrimogeno che sparava, che soffiava il gas. Sono stato soccorso immediatamente da altri ragazzi e poi da alcuni medici presenti al campeggio, anche loro notavano con le loro famiglie. Dopodiché sono stato portato qui al pronto soccorso di Susa. Ecco, scusa, la tua valutazione sulla direzione di Allora, arrivo del. io stavo tenendo d'occhio i carabinieri che erano dietro al cancello. Non penso che sia partito da lì, perché altrimenti l'avrei visto. Secondo me è partito leggermente sulla destra, dove c'è la casetta la casa della centrale. Presumo che sia partito da lì, altrimenti non Comunque tu ti sei c'è. sentito colpire frontalmente, non lateralmente. Più o meno, sì. È stata una cosa talmente rapida e dolorosa. E quindi pensavo che mi avesse portato via la faccia subito, non mi sentivo neanche più niente. Ho capito. Senti, dal punto di vista invece della diagnosi, medica che è stata fatta fino ad ora, che cosa ti hanno detto? Per ora mi hanno fatto l'attacco, mi hanno dovuto ricucire tutto il palato, mi hanno ricucito all'interno, quindi dalla bocca, del labbro, che si è staccato tutto. E ora, dopo l'attacco, hanno detto che ho diverse fratture alla mascella, diverse al naso. Domani mattina quindi mi porteranno in un altro ospedale, la struttura più grossa. Hanno detto che ti portano giù a Torino? Sì, a Torino, perché proprio quelli sicuramente sono da operare. Quindi domani E sapremo. il setto nasale invece? È rotto, ho tre fratture, tre al naso e poi alla mascella, diverse fratture alla mascella. Ho capito. Mi è andata ancora bene, poi se mi prendeva in un occhio mi accecava. Eh no, certo, quindi tu comunque avevi addosso la mascherina, giusto? La Sì, mascherina perché antigas e gli quando. occhiali. Esattamente. Se non avessi avuto quella protezione, guai. Quindi in parte comunque tu hai sentito che ha attutito il colpo. Sì, sicuramente sì. L'ha addirittura spappolata, quindi. Va bene. Senti, vuoi fare una dichiarazione? Beh, adesso immaginiamo che emotivamente tu sia molto scosso e Eh sì. molto anche, insomma,
arrabbiato e angosciato, ma ti senti di dire qualcosa Mi piacerebbe che possa avere circolare, insomma, in questi giorni? in questo momento, mi piacerebbe vedere gli occhi di chi mi ha sparato, onestamente. Di un carabiniere, un tutore dell'ordine, così dovrebbe essere, che spara contro la folla ad altezza d'uomo. Direi vergognoso, dire poco. È veramente scandaloso. Tu dentro di te senti che comunque il colpo è stato lanciato su un bersaglio e non è stata una cosa incidentale, Non cioè. può essere incidentale, anche perché comunque un lacrimogeno andrebbe sparato a candela, cioè tirando verso l'alto. E un conto è quando cade, è un conto quando è diretto. È stato per forza diretto, è stato troppo violento il colpo. E poi era con altezza, in faccia preso. Gli danno fastidio le macchine fotografiche. No, sicuramente sappiamo bene, abbiamo assistito, anche io oggi ti dico, ero lì presente, ero dalla parte del bosco, dalla parte alta del muro, comunque Io non ho mai tirato un sasso, non ho mai tirano insultato addosso. nessuno. Cioè, è completamente immotivato. Ma lo sarebbe comunque immotivato, anche se avessi tirato un sasso comunque. Cosa che non ho fatto. Ero solo lì per fotografare, per documentare. E niente più. Va bene, hai altro, vuoi aggiungere altro? No, vorrei solo dire ai compagni notavi di non mollare. Di continuare, di resistere. Perché sono loro dalla parte sbagliata, non noi. E basta. Va bene, io ti posso dire che comunque questa sera all'assemblea c'è stata una grandissima partecipazione. Si è parlato anche del tuo incidente, e hai la solidarietà di tutti perché tutti si sono alzati in piedi e hanno applauso. Va bene? Va Grazie. bene, grazie mille per la Un tua saluto a tutti. testimonianza e scusa se abbiamo un po' infierito ulteriormente in questo momento. Era In giusto gamba, farlo. in bocca al Ciao. lupo. Ciao, grazie.